Bene, voglio promettere un altro. Tycoon. 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 Tycoon, tycoon. Tycoon, tycoon. E quel tycoon di Donald Trump, cari amici. Sentite che bello? Che bello, c'è tutto. Ti danno anche la pronuncia di queste parole strane. Quel tycoon di Donald Trump. Sentite che meraviglia? Tycoon, tycoon. Sentite che bello? Pensate che tycoon... Poi parliamo dei rapporti tra Donald Trump e Papa Francesco. E Papa Francesco, comunque sai che bello, io Serafino Massoni, oggi 7 marzo 2016, che è il giorno prima di domani, perché domani è l'8 marzo, festa delle donne, oggi ho imparato definitivamente qual è il significato della parola Tycoon, che si pronuncia appunto Tycoon. Tycoon. Così sì. E conosco anche il significato. Stranamente la usano negli Stati Uniti, ma deriva dal giapponese e dal cinese. La prima sillaba deriva da ta, che vuol dire grande. Poi c'è con, che in cinese e in giapponese sarebbe dominatore, grande dominatore, grande costruttore. Quindi Donald Trump è un tycoon. 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 Donald tycoon. Trump. Ecco. Papa Francesco si sta interessando alla campagna elettorale in corso in America per la conquista della Casa Bianca, della White House. La sto facendo anch'io, è la campagna elettorale. Ho già dedicato un video a Hillary Clinton. Il video è intitolato Hillary Clinton at White House. Sì, l'ho caricato qualche giorno fa. Avevo già fatto campagna elettorale 10 anni fa per Barack Obama. Sì, 10 anni fa avevo fatto campagna elettorale per Barack Obama. E c'è a proposito un mio celeberrimo video che ha fatto il giro del mondo. Sì, ha fatto il giro del mondo. Mi pare che sia intitolato Barack Obama and Barack Obama. Beh, insomma, mi verrà in mente come era intitolato quel video là. Era intitolato Barack Obama and Paris Hilton, perché io consigliavo a Barack Obama di portarsi, cioè di dire agli americani che se avesse vinto avrebbe portato alla Casa Bianca come stagista, come Inter, e Paris Hilton, perché Paris Hilton sarebbe molto più brava di Monica Lewinsky a fare certe cose. Dicevo questo. Adesso il Papa sta seguendo, Papa Francesco, il nostro Papa Francesco sta seguendo la disputa statunitense ed è orientato a preferire la laica Hillary Clinton, laica per così dire, è di religione protestante, tutte e due sono di religione protestante, Donald Trump e Hillary Clinton, però Donald Trump è un tycoon riccone, anche un po' xenofobo. Sapete che recentemente c'è stato un duello tra Papa Francesco e Donald Trump, perché Papa Francesco ha rimproverato Donald Trump di voler erigere i muri, invece Hillary Clinton è tutta aperta per i diritti civili. Beh, insomma, cari amici, morale della favola, io Serafino Massoni, che ho 76 anni. Tycoon. Tycoon. Sentite che bello? Tycoon. Ora, tycoon. Non solo io questa parola la so scrivere, ma la so anche pronunciare. La so anche tycoon.
la so anche pronunciare e so anche qual è il significato. Tycoon. E Donald Trump è un tycoon. 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 Come sono contento. Ah, guardate che ci sono due pronunce, ci sono, quella che abbiamo sentito più sinora è la pronuncia americana, perché poi c'è una pronuncia inglese appena diversa. Ok, cari amici, oggi è la giornata del tycoon, io sono tanto contento. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni, che però Serafino Massoni vi deve far vedere queste cose qua, capito? Eh sì, se no Serafino Massoni non sarei, capito? Tanti cari saluti.